La parte più difficile è parlare e c'hai due persone che ti guardano intanto che tu parli. Benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Siamo al Monza Pizza Bike Park. È la prima intro che non faccio in macchina. Prima di iniziare il video, ovviamente, tutto questo video si ricollega alla mia domanda che vi avevo fatto se preferivate vedere il bike check della DH o dell'All Mountain. Sotto nei commenti avete commentato quasi tutti DH, quindi oggi bike check DH. Quindi oggi vi presento la bici di Alboreto. No, scherzavo. Cioè, ma si può! Cioè, si può, guarda! Questi due, sei lì che parli, ci sono questi due che parlano, che ti guardano, ti fissano come se fossi un maniaco. Vabbè, comunque, bike check della DH, però prima sigla. Ieri sera Yoshi personalmente mi ha portato qui la bici. Ah, quindi ricordatevi, se andate alla bicicletteria di via Washington di Milano, avrete anche il servizio a domicilio da parte di Yoshi. No, scherzo, però è stato gentilissimo Yoshi, ieri sera me l'ha portata qua al park. Allora, non ti sei segnato i componenti. A parte che non ho mai fatto un bike check, è il mio primissimo bike check. Seconda cosa, in una bici ci sono talmente tanti pezzi che io per sicurezza sono fatto le foto alle varie cose e ve le leggo. Siccome che è la ci cosa gira più in bici. semplice. Non è semplice ricordarsi i nomi di tutti i pezzi, anche perché per ogni componente ci sono 8000 nomi diversi. Però vi dirò i componenti che ho scelto io, perché di ogni mio sponsor io ho scelto i miei personali componenti che mi piacevano di più, con cui da anni penso che più o meno uso sempre lo stesso setup e mi trovo benissimo. Tutto. Non abbiamo ancora detto. Questa è la Rose Soulfire. Taglia, io uso una M. Ci sono diverse taglie, S, ML. Io personalmente uso una M perché un paio di anni fa ho provato una S. Sono alto 1,74 circa e avevo provato una S che pensavo fosse perfetta per me per saltare, perché ovviamente più la bici è corta più dovrebbe essere semplice muoversi in aria. In realtà era un po' troppo corta per me, quindi quest'anno ho preso una M. Anche l'anno scorso tra l'altro avevo la Soulfire, avevo il modello vecchio e non avevo DH, avevo monopiastra davanti, avevo una Freeride. Nuovo telaio con questo colore che secondo me in video non rende benissimo, ma dal vero è glitterato in realtà questo giorno, non ma non lo riusciamo a farlo mai vedere. Tra l'altro, nota questo particolare? Guarda qua. Oh, il match, cioè. Non è lo stesso giallo, però potete capire. L'ho presa apposta, io ho preso tutto apposta. Matchato quindi. Matchato. Dicevamo, Rose Soulfire. Basta. E basta. Lasciamo perdere un pochino la componentistica di base, ma vi spiego com'è setappata la mia bici, anche perché la componentistica di base, andate sul sito Rose Bikes, nella sezione della Soulfire, e trovate tutti i componenti. Comunque, la mia bici, passando al cockpit, alla guida, manubrio OSX 35, 35 perché ha 35 mm di diametro. Poi abbiamo lo stem, sempre un BZA 35 direct mount, proprio perché si monta direttamente alla piastra. Manopole, uso le manopole con lock-on della Cromag, cosa diversa invece che faccio sulla Dor, che uso senza lock-on, proprio perché in DH senza lock-on abbiamo il rischio che magari col fango, con la pioggia, quando laviamo la bici ci girano le manopole, invece così siamo belli freschi, sicuri. Poi, passando davanti, vabbè, forcella, lasciamola perdere, una forcella normale della RockShox. Invece abbiamo ruote, che è il punto forte della bici. Abbiamo le Industry 9 Grade 300. Queste Industry 9 Grade 300, vabbè, filma un attimo, va, queste qua te le faccio filmare. Vabbè, sono bellissime. Comunque, di diverso da una ruota normale, ovviamente, vi posso dire che le sto usando da 2 anni e vi posso garantire, ve lo giuro, che io ho sempre dovuto tirare raggi tutti i giorni, perché sapete, facendo trick a terra storto, il raggio si smolla, il cerchio si piega, eccetera. Con Industry 9, da quando l'Industry 9, non ho mai tirato un raggio. Mai tirato un raggio. 2 anni che ci giro, non con le stesse ruote, ne cambio una all'anno, ma a fine anno, ve lo giuro, i raggi sono tesi uguale al primo giorno che mi è arrivata. E la ruota non si è mai spostata di un millimetro, non si è mai piegata di un millimetro, anche facendo crankworks. Ste ruote veramente sono una bomba. Freni,
lasciamoli perdere, non ci interessano, su comunque dei guide RSC, se non mi sbaglio si chiamano. Tra l'altro ho fatto mettere, la cosa bella del sito di Rose è che potete personalizzare la bici, cioè una differenza del sito Rose rispetto a molti altri siti è che proprio c'è un configuratore, quindi voi quando scegliete la bici, scegliete un modello, taglia, quant'altro, però poi potete cambiare. Per esempio io ho fatto mettere su, non l'ammo di serie, ma ho fatto mettere un Fox, proprio perché funziona un pochino meglio di un RockShox. Potete mettere pedali, manubrio diverso, sella diversa, reggisella telescopico, anche se telescopico, anche se in questo caso non ha molto senso. Quindi ha un vantaggio veramente grosso il sito di Rose, che ha già praticamente uno shop online. Sella e tubosella sono Cromag, la sella è la Trailmaster DT si chiama, il tubosella Dolomite. Pedali sono veramente i pedali che uso da una vita intera. Questi pedali veramente sono una bomba. I Contact della Cromag sono veramente i pedali che vi assicuro, se comprate i Contact, spendete nuovi, mi sembra che costano sui 120 euro, ma veramente non ve ne pentirete perché durano una vita. 120 euro e vi durano su qualsiasi bici. Giusto, altra cosa importantissima nel DH, perché in dirt in realtà non ci facciamo tanto caso, ma nel DH è importante: gomme, camera d'aria, Schwalbe. Per adesso ho messo su le Magic Mary, mescola bike park, tra l'altro, se non mi sbaglio, proprio per il semplice fatto che io nel DH mi piace girare, mi piace saltare, non sto lì precisamente a girare, a tenere le gomme sgonfie, sgonfiarle se faccio, io voglio avere una gomma che mi dura e mi dura per tanto tempo. Ecco, la gomma giusta, se anche voi volete questa cosa, è veramente la Magic Mary con mescola bike park, è veramente durissima e durabilità eccellente, vi dura un botto. Ho preso questa che di montaggio esattamente come la mia, quindi stessa forcella, l'ammo è diverso perché abbiamo un RockShox, non il Fox ovviamente, poi il montaggio base senza tutto il montaggio particolare con Cromag Industry 9. Comunque questo modello di H costa 2007 nuovo. C'è ancora il modello diciamo più base, la Soulfire 1, che costa 2459. Non ha la forcella doppia piastra ovviamente il modello base, dovete proprio selezionare Rose Soulfire DH. I cavi qua sotto sono protetti, anche di plastica, questa protezione di plastica, così anche qua sotto rimane tutto bello protetto. Mi sono dimenticato di dire una cosa che magari vi interessa. Questo era il legnetto con cui tenevamo sulla bici, no scherzo. Era che magari volevate sapere come tengo impostate forcella e ammortizzatore. Allora, se dipende un po' che guida avete. Io personalmente, che mi piace saltare, anche con la DH mi piace saltare, non mi piace fare discese troppo scassate, prima l'ho gonfiata e ho messo 170-160 PSI davanti e la tengo tutta aperta di compressione. Ritorno della forcella lo tengo molto chiuso, non completamente, però mi sembra 6 click dal tutto chiuso, proprio perché la forcella e anche l'ammortizzatore, tenendoli abbastanza chiusi, evitiamo di avere un ritorno che ci scalci. Stessa cosa, ammo l'ho messo a 250 PSI, basta. Comunque adesso, per non rendere troppo noioso il video, la proveremo, anche se non siamo nell'ambiente ideale. C'è gente che viene a girare con la DH, non è il massimo girare qua dentro con la DH, perché siamo in piano, non siamo in discesa, però la testeremo al Bozza Pizza Bar. Ma dove sono le mie protezioni? Cosa tieni? Puffy! Puffy! Dai, vieni fuori! Dai, non essere qui! Eccolo qui! Oh, wow! Che bel cucciolo! Ok, andiamo a fare due giri in pump. Oddio! Tra l'altro, nel nostro bike check impreciso, non abbiamo detto quanto è largo il manubrio. Per ora mi sembra di averlo tagliato a 78. Però. Ma non ne sono certo! Dopo lo misuriamo. Adesso vi faremo vedere quanto è funzionale questa bici anche in Panther. Oh, è alto. Per tutti quelli che vengono con la DH in Panther a Camunza, si può, non è che anch'io lo sto usando. Ti vogliamo bene lo stesso. Ma si fa fatica con la DH in Panther. Dovete prendere una bici da dirt per girare in Panther. Avete visto, anch'io faccio fatica a passare i salti, anzi non li passo in Panther. Adesso andiamo sui panettoni, che almeno soffriamo un po' meno. Un po' meno fatica, esatto. First try. Oh. Avete visto come il Torquato ha sofferto molto meno perché
I kick sono più o meno da dirt, sono prematurata la supercazzola o scherziamo? Un po' più lunghi, quindi è più facile seguire. Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Ecco, lo alzi così, guardi, guardi, guardi. La bici, tutto il kick e non scalcia. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? È prematura anche. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Vice sindaco? Trenino, il pazzo comanda? Please! Oh. Intruso! Come ci si sente essere gli intrusi per la prima volta? Intruso, ma mi sento bene. In realtà non sto, sui panettoni non sto facendo così fatica, cioè sto pompando. L'unica cosa che mi dà veramente fastidio sono i cambi fatti così. Mi gratta qua. Mi dà un fastidio sempre, non li cambia. Ha due buchi questa cosa, quindi io ce l'avevo messo su questo. Adesso lo cambio, metto su questo così mi si allontana dal pollice. Ti provo a fare suicide sul primo panettone, dai. Ok. Ho scoperto una cosa. Allora, se faccio linea panettoni e poi dall'ultimo panettone salto dentro in pantrack, arrivo già più veloce e adesso sono riuscito a passare anche i panettoni della pantrack, quindi adesso filma qua. Guarda come pompa, si destreggia, curva, fa il tempo. Come la dirt, due giri già mi sono abituato. Beh, potremmo azzardare qualche trick in foam pit prima, no? Oh, flippo tra sei prima. Andi, raga. Tutto bene. Io, flip. Flip. Cacchio. La svezza. La svezzata. Oh, addirittura quasi go. Eh? Hai girato benissimo, vuol dire che è la bici più leggera mai vista. Com'è? Integrale. Non è flip, è tra sei con la DH. Ma adesso ce lo mostrai? Senza? Senza problemi. Hai visto? Senza problemi? Torquato, first try, 3-6 con la DH. Oh, nice one. Più grosso, ha detto, non gli basta. Yugi, guarda lì. Quindi lo faccio sul mucci, così tagliare la testa al toro. Siccome hai visto che un po' di impuntare, hai detto a sto point lo facciamo sull'atterraggio. Esatto. Giusto. Speed check. Easy. Easy one. Un flippino. Yo. Wow, impressionato. Per oggi facciamo 3-6, ma poi basta, perché il mio cuore potrebbe non reggere, ok? Oh. Rimbalzino. Bastardo, ma sono arrivato fortissimo. Coccolino amoroso. Se ero un po' più lungo, era giusto. Vai, guerriero. Oh, niente. Cazzo, difficile di H che non ti segue. Sì, ne sta dietro. Sì. Oh. Spieghiamo la difficoltà di questo 6-6, perché tutti ti vedono fare queste rotazioni e poi. Perché con la DH il problema è che ovviamente il dietro non ti segue, perché c'hai l'ammo che rimane attaccato alla rampa, cioè c'hai tutto il posteriore. Poi io non giro tanto in DH, quindi proprio la confidenza che ho con la bici a DH è abbastanza pari a zero. Infatti tutti vogliono flippare, ma come vedete è molto più difficile fare un bel 3-6 che flip. Ah. E pensa che settimana prossima c'è il Crankworx, quindi non sai, non è il massimo girare proprio questa bici adesso. Sono Stang! Però uno l'abbiamo più o meno chiuso. Ti lasciamo lì. Comunque mad props to Introzzi, che shout out, ha fatto bene sul mulch. E non è semplice.
Saluto in trozzi. Un saluto in trozzi. Ci siamo dati una sciacquata. Allora, non abbiamo chiuso pulitissimo. Anzi, possiamo, non so se considerarlo chiuso o no questo 3-6. Vabbè, siamo rimasti sulla bici. E niente, comunque spero che abbiate apprezzato il sand. Pensate anche che settimana, oggi è venerdì, martedì parto per il Crancore di Innsbruck, quindi abbiamo tirato anche una bella secca, proprio non era proprio leggera la secca, però siamo gasati, spero che abbiate apprezzato, e quindi se avete apprezzato lasciate un bel like, che ve ne sarei molto grato. Niente, ricordatevi di commentare anche magari se vi è piaciuto il format di questo video col bike check, un po' di riding, così magari per il prossimo bike check della Pikes Peak posso aggiungere altre roba secondo le vostre richieste, e noi ci vediamo al prossimo video. Yo. Ah no, giusto, iscrivetevi.